Trasforma un video in 16 noni in un TikTok o in un reel Instagram, ovvero cambia la risoluzione dei tuoi video con Shotcut. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy, io sono Alex. Nel video di oggi tratteremo un argomento molto molto importante e richiesto. Ho avuto uno scambio di messaggi con Francesca, che tra l'altro è stata una sostenitrice del canale, quindi la ringrazio pubblicamente, che su Instagram mi ha appunto chiesto alcune cose riguardanti questo tipo di argomento e visto che anche altre persone, mi ricordo in passato, me l'hanno chiesto, ho deciso di fare un video che metta un po' di chiarezza su questi aspetti veramente fondamentali, cioè come cambiare la risoluzione di un video per adattarlo alle diverse piattaforme. Quindi veramente un video secondo me molto molto importante. Condividiamo subito il nostro desktop. Abbiamo il nostro programma di video editing preferito Shotcut, link in descrizione per il download. Allora, noi abbiamo questo video scaricato da Pexel. Lo faccio vedere, un video classico di una ragazza in questo portico storico. Bene, vogliamo creare da questo video in 16 noni un reel Instagram o un TikTok. Allora, intanto lo voglio importare e lo voglio fare solo lungo 5 secondi. Sapete che per andare con i secondi, spostarsi di un secondo alla volta, utilizziamo il pad giù e vedete che io ho spostato la testina di riproduzione a 5 secondi. Prendo, sposto qui molto bene ed eccolo qui. Ho esattamente. Vedete il video lungo 5 secondi, lo prendo, questo è giusto per una questione di comodità, lo prendo, lo metto nella nostra timeline e con questo tasto lo rendo, lo adatto, faccio uno zoom adattivo alla timeline. Allora, intanto ragazzi, concetto basilare. Allora, come sapete per quanto riguarda diciamo le immagini, definizione e risoluzione, definizione è più un concetto ovviamente legato all'immagine visiva, di larghezza per altezza, risoluzione più un concetto di stampa. In realtà, diciamo comunemente, soprattutto per i video, risoluzione, utilizziamo il termine risoluzione per indicare ovviamente il numero di pixel della larghezza per l'altezza. Quindi in questo caso vedete questo video che è più largo che alto, avrà una quantità di pixel ovviamente che sarà maggiore ed è precisamente, se io faccio un proprietà, lo vedete da qui, è un 1920 pixel per 1080 di altezza, ok? Quindi un aspect ratio, cioè una proporzione di 16 noni. Cosa vuol dire? Vuol dire che se voi fate 16 diviso 9 viene 1,777, vuol dire che la larghezza è 1,777 volte superiore rispetto all'altezza. Infatti, se io faccio 1080 per 1,777 mi viene fuori 1920, ok? Quindi di conseguenza un aspect ratio di 4 terzi, che era il vecchio formato, ovviamente avrà, se fate 4 diviso 3, credo sia 1,333. Se sbaglio, correggetemi nei commenti. Sarà la larghezza di 1,333 volte superiore rispetto all'altezza. Aspect ratio di 1 a 1 sarà 1080x1080 o 720x720, mentre per quanto riguarda i TikTok o i Reel Instagram possono essere di 1 a 1, ma normalmente sono 9 sedicesimi. Ok, avete presente? Quindi l'inverso di questo, quindi l'altezza più 1,777 volte superiore rispetto alla larghezza. Ok, sono quei video verticali per intenderci. Allora, noi abbiamo questo video e vogliamo creare un TikTok. Come facciamo? Allora, intanto, ragazzi, vantaggi e svantaggi di andare a cambiare la risoluzione dei video. Allora, se andiamo ad aumentare la risoluzione, ovviamente aumentiamo in teoria la qualità del video. Lui farà un rendering, ovviamente, lo renderà probabilmente più nitido e dettagliato. È da vedere, comunque sì, in teoria sì, e soprattutto magari si può fare per adattarlo a schermi di grandi dimensioni. E chiaramente sarà un file più pesante, quindi da elaborare, ci metterà ovviamente più tempo. E chiaramente dovete stare attenti perché se non è un rendering buono andrà a perdere comunque di qualità e potreste avere anche dei problemi comunque di compatibilità, okay, con alcuni device, quindi soprattutto magari di vecchia generazione, quindi dovete chiaramente sempre stare attenti e sempre fare le modifiche meno invasive possibili. Se invece fate un downgrade, cioè una diminuzione di risoluzione, ovviamente vi diminuirà il file come pesantezza. Quindi sarà più facile da caricare, da condividere, ad esempio, su determinate piattaforme, ma probabilmente come svantaggio avrete una perdita di qualità del video.
video, che è ovviamente risoluzione più bassa, meno qualità visiva, ok? Meno dati, quindi meno qualità visiva, meno pixel. E ovviamente anche qui potresti avere dei problemi di compatibilità e di visualizzazione, soprattutto magari sui device di grandi dimensioni. Quindi dovete sempre stare attenti e sempre adattare il video alla risoluzione della piattaforma su cui lo andate a mettere, sul device, quindi in teoria sarebbe da fare, sul device in cui andate a riprodurre. Allora, dette queste cose, diciamo, basilari, su cui ovviamente è importante avere le idee chiare, quindi se non vi è chiaro qualcosa, tornate indietro nel video e riascoltatevi, ovviamente passo passo tutte le cose che vi ho detto, perché devono essere, queste stanno alla base, diciamo, questi concetti basilari, poi puoi creare dei progetti più avanzati. Allora, entriamo nel vivo invece del video, quindi andare a convertire, andare a modificare la risoluzione per adattarlo alle varie piattaforme. Da un video 16 noni vogliamo creare un TikTok. Allora, come si fa? Allora, dobbiamo andare, vedete che qui il video e anche l'anteprima è in 16 noni. Perché? Perché noi qui siamo in questa modalità di lavoro. Se noi andiamo su impostazioni, settings, andiamo su modalità video, vedete che io ho come predefinita 1080 pixel per 30 frame al secondo, potreste avere anche 24. Io gli voglio andare a dire, no, tu mi devi far lavorare, quindi mi devi convertire, mi devi far rientrare questo video in un TikTok che ha come risoluzione, abbiamo detto, andiamo qui su personalizzato perché non c'è, e andiamo su aggiungi. Gli andiamo a dare quindi l'inverso, quindi un 9 sedicesimi, quindi andiamo proprio a scrivere 9 sedicesimi e gli andiamo a dare un 1080 di larghezza per 1920 di altezza e clicchiamo su OK. E qui vedete la prima grande novità, la prima grande cosa che vi accade è che l'anteprima, vedete, vi si ridimensiona a 9 sedicesimi. E infatti vedete che il video, pur rimanendo lui in 16 noni, vi viene ovviamente rimpicciolito e vi appaiono queste bande nere. La problematica è proprio quella. Quindi noi dobbiamo andare ovviamente a risolvere questa problematica. Come possiamo fare? Possiamo fare in diverse maniere. Allora, le due più semplici e più veloci sono queste. Andiamo su filtri, sapete che tutto in Shotcut si fa con i filtri, quindi filtro. Andiamo su, scrivete crop o ritaglio e andate su sorgente. Vedete che qui il tip in basso vi dice trim, remove, edges, crop, source. Quindi vi va a modificare la sorgente con un ritaglio, diciamo. Qui voi potete andare a modificare, vedete, ad esempio, avete i vari... Avete le varie maniglie con cui voi potete andare a, ad esempio, ad aumentare, a fare una sorta di zoom. Volete far vedere questa parte laterale, andate a modificare, vedete questa parte e voi avete già, vedete, riempito le bande nere. Ma se volete, e quindi ritorniamo al, ovviamente, alle impostazioni di default, ma se voi cliccate su centro, lui ve lo adatterà in automatico, vedete, in 9 sedicesimi, ponendovi il centro del video. Chiaramente quello che volete vedere deve essere al centro. Fatto questo, ad esempio andiamo su CTRL I, andiamo a mettere ad esempio un qualcosa giusto per renderlo un pelo più elaborato, apri altro, testo, clicchiamo su OK, lo prendiamo, lo andiamo a mettere qui, lo facciamo lungo anche questo, 5 secondi, quindi prendiamo il testo, lo andiamo a mettere 5 secondi, li creiamo magari con le due maniglie, una dissolvenza in entrata e in uscita, andiamo a scrivergli magari, non lo so, un portico antico, ok, andiamo a magari dargli un font, che so, giallo, giusto così è, a caso proprio, e andiamo a dare una dimensione maggiore, magari con il Tahoma, ok, in grassetto, ok, andiamo a dargli questa cosa, magari lo mettiamo qui, no, lo mettiamo qui sopra, ok, bene. Fatto questo, noi cosa possiamo fare? Possiamo andare ovviamente ad esportare, quindi file, esporta video. Se andiamo qui, apriamo la finestra nella quale possiamo andare ad agire su avanzato, vi dà già la risoluzione giusta, quindi 9 sedicesimi, 1080x1920. Ok, e quindi voi dovete andare direttamente ad esportare. E infatti, se andiamo sulla riproduzione, anzi, lo andiamo proprio a fare: esporta file, scriviamo portico, lui lo farà in un attimo perché sono veramente 5 secondi, e andiamo a vedere il risultato.
Eccolo qui il risultato. Vedete che è perfettamente il vostro reel, vedete, a schermo pieno in 9 sedicesimi. Infatti, se clicco su proprietà, vedete che avete la vostra risoluzione di 1080x1920 a 30 frame per secondo, quindi tutto quadra. Altra cosa che ovviamente possiamo fare, in realtà, se noi andiamo a togliere il filtro quindi del crop, del ritaglio sorgente, l'altra cosa che ovviamente possiamo fare è andare ad aggiungere, probabilmente l'avrete già capito, un altro filtro che è quello di dimensione, posizione e rotazione. Potete fare uno zoom, vedete, e lui vi va ad adattare, vedete, vi toglie le bande nere e vi va più o meno a creare quello che abbiamo creato prima, ok, con l'altro filtro. Un'altra cosa che possiamo fare con il nostro filtro di dimensione, posizione e rotazione, andando su riempi, mantenendo centro, possiamo andare proprio a modificare proporzionalmente, vedete, ad ingrandire, in maniera tale da togliere le bande nere, e possiamo andare a fare vedere ad esempio un particolare, non so, vogliamo far vedere questa parte sinistra del portico antico con la ragazza qui sulla destra, possiamo fare così, e possiamo andare ovviamente ad esportare, sempre mantenendo 1080x1920 con 9 sedicesimi di aspect ratio, possiamo andare ad esportare il nostro file e dopo qualche secondo avremo il nostro file esportato. E infatti vedete che ce l'ha esattamente esportato nella maniera corretta in 9 sedicesimi, vedete, 1080x1920, proprio con la parte sinistra del portico che volevamo. Quindi ragazzi, video semplice, veloce, ma secondo me veramente carico di significato, carico di contenuto, perché sono concetti basilari che vi permettono poi di andare a creare progetti più elaborati, quindi sono basi ovviamente che bisogna avere. Venitemi a trovare sul mio profilo Instagram, vero_academy, e voi ragazzi datemi sempre delle nuove idee per nuovi video, come state facendo, siete fantastici. Noi come sempre ci diamo appuntamento al prossimo video, ciao e grazie a tutti.